Buongiorno a tutti, sono Antonio Pistillo di Italian Friends, un'associazione a livello nazionale che cura un po' tutte le valenze del territorio. Siamo in compagnia del conte Spagnoletti Zeoli Onofrio e praticamente siamo qui per un bellissimo evento che si riproduce per diversi anni, si chiama Benvenuta Vendemmia. Si parla di vendemmia, ma si parlerà anche di agricoltura in genere. Il Conte è molto, c'è una cultura molto profonda agricola, per cui ci racconterà un po' quello che sta avvenendo dal punto di vista dopo questa pandemia, perché la pandemia ci ha un po' colpito un po' tutti, anche se devo dire che nel settore agricolo ha favorito un po' tutti i consumi. Però al di là dei consumi, chi è imprenditore deve dare veramente se stesso per portare avanti un'azienda. Prego, signor Conte. Grazie a voi, grazie di questa intervista. Sì, oggi festeggiamo in maniera molto ridotta rispetto agli altri anni, poi l'anno scorso non è stata fatta Benvenuta Vendemmia, che è una bella iniziativa che porta la gente a vedere che cosa c'è dietro e dentro una bottiglia. Quindi, anzi, è quello che dovremmo sviluppare sempre di più, il turismo enogastronomico. Io credo molto che nei prossimi anni che il turismo ripartirà, spero molto, che anche questa zona arrivino tanti turisti. Si dice che dall'Asia ne arriveranno più di 250 milioni. L'Italia è il paese che più, con più cultura, con più opere d'arte, con più musei, con più biodiversità. Nessun paese al mondo ha tutte le cose, dalle cucine ai prodotti, nessun paese al mondo ce l'ha. Diceva, e quindi in maniera ridotta, perché con la storia della pandemia, però potrebbe darsi, mi auguro che sia con tutto il cuore, un riavvio, certo. Una ripartenza quest'anno un po' più lenta e mano a mano sempre più forte. Del resto le notizie che ci danno sono abbastanza incoraggianti, che l'economia cammina, addirittura ieri Brunetta parlava del 7%, quindi è un andare a livello cinese addirittura. Devo dire che durante la pandemia, questo tragico periodo, forse si è ringraziato poco gli agricoltori. Lei ha detto, sì, non è che io sono un maestro, sono uno che ha sempre fatto l'agricoltore in tutta la mia vita, non ho fatto altro, quindi forse qualche esperienza ce l'ho. Bisogna ringraziare gli agricoltori, come bisogna ringraziare i medici, i trasportatori, gli infermieri che hanno fatto quello che hanno fatto in silenzio, perché gli agricoltori hanno assicurato il cibo durante tutto il periodo della pandemia, cioè i scaffali dei supermercati erano pieni e la gente ha potuto mangiare tranquillamente. Quindi l'agricoltore, nel suo silenzio quotidiano, si alzava la mattina alle 5 e andava a fare tranquillamente il suo lavoro per poter far sì che il cibo ci fosse. Questa è stata una cosa molto importante. Però ci ricordiamo, forse spero, che ci ricordiamo poco dell'importanza dell'agricoltura. Anche adesso ho visto un po' il G20, non ho letto molto, ma mi è sembrato ancora... Quello di Firenze, il G20, mi è sembrato ancora lontano. Per esempio, voi sapete bene che oggi si parla di Nutri-Score, questo semaforo che hanno messo,